Buongiorno a tutti. Come sapete, questa conferenza stampa è stata indetta per presentare i nuovi bandi per gli alloggi ERP, che è una vera e propria notizia perché l'ultimo bando, se non sbaglio, risale al 2009, quindi stiamo parlando di più di 11 anni di tempo di distanza dall'ultimo bando ed è un'esigenza molto sentita, fra l'altro, dai cittadini cagliaritani e non solo, perché devo dire che in questi 2 anni sostanzialmente abbiamo ricevuto tantissime richieste. Dobbiamo anche dire che ci siamo messi a lavorare subito per cercare di dare una risposta alle esigenze dei cittadini e poi un po' la pandemia, soprattutto la pandemia, un po' altre questioni ci hanno portato a poterlo realizzare e presentare sostanzialmente solo oggi. Lo presenterà poi l'assessore. Dico che i bandi sono sostanzialmente due: uno per la realizzazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi e uno per la redazione di una graduatoria finalizzata ai cambi degli alloggi. L'altro tema che è legato sempre all'edilizia residenziale pubblica, come sapete, insomma, ne date notizie anche voi con la stampa di situazioni che ci sono sul sistema degli alloggi che non sono sicuramente le migliori del mondo. Quello che abbiamo fatto in questi 2 anni è di intervenire con diversi milioni, credo che siano stati investiti nell'ultimo biennio più di 4 milioni di euro per il recupero, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi ERP. Ovviamente stiamo pagando il fatto che per anni sul patrimonio edilizio dell'amministrazione non si sia intervenuto e stiamo cercando di tamponare situazioni che sono al limite della dignità. L'obiettivo è quello di restituire ovviamente a tutti una casa dignitosa, e sotto questo punto di vista ci sono poi anche gli altri interventi che stiamo mettendo in campo, uno per tutti, lo ricordo, la progettazione di Piazza Galatea di Sardegna, che prevedono interventi in quel caso di costruzione, demolizione e ricostruzione per fornire nuove abitazioni di classe A ai residenti. Io non vado oltre, cedo la parola all'assessore che poi vi spiegherà meglio esattamente che cosa è stato fatto. Buongiorno a tutti. Come ha detto appunto poc'anzi il sindaco, noi da subito abbiamo appena insediati, proprio per volontà politica, abrogare appunto le graduatorie e indire un nuovo bando. Abbiamo iniziato appunto con l'abrogazione del regolamento e graduatoria del bando 14, quello che ci permetteva di assegnare gli alloggi al di sotto dei 14 metri, dei 45 metri quadri, ma con una nota dalla regione appunto abbiamo portato alla delibera e quindi era fine anno 2020, fine 2019, inizio 2020 e dovevamo appunto subito lavorare su questo nuovo bando. Purtroppo la pandemia non ci ha permesso di portare avanti questo bando perché per volontà politica, ma anche con gli uffici, qui sono presenti appunto la posizione organizzativa, dottor Leo, prima con la dottoressa Attivueri, poi con la Carboni, adesso col dottor Pani, avevamo deciso di fare una ricezione, diciamo, manuale cartacea per dare supporto proprio agli aspiranti assegnatari degli alloggi. Quindi abbiamo deciso di aprire 4 postazioni in via Sauro, che saranno aperte dalla mattina e pomeriggio, dal lunedì e il venerdì, dove possono fissare un appuntamento per avere anche consulenza e aiuto per la compilazione. Tutti gli uffici e tutte le persone dell'ufficio saranno a disposizione anche per avere un maggior supporto. Ci saranno 2 bandi, uno per l'assegnazione e uno per i cambi, perché anche in quest'anno, proprio per le condizioni delle case e degli alloggi, molte persone chiedevano appunto di cambiare alloggio, in particolare gli anziani dove vivono in alloggi che non sono, purtroppo non sono privi di standard abitativi, quindi senza ascensore, o qualche anziano che magari si ritrovava con un alloggio abbastanza grande e magari no, sottoutilizzato e quindi magari pagando anche più tardi, se qualcosa, oppure
oppure in una zona dove non andava lontano da ospedali oppure dove era cura, ci chiedevano, quindi abbiamo avuto un aumento, una richiesta di cambio alloggio, quindi anche per questo ci sarà una nuova graduatoria e una nuova cosa. Poi inoltre ci saranno due o tre subgraduatorie dove andremo a individuare delle situazioni, ad esempio anziani soli, coppie giovani, dove potremo magari dare case piccole in situazioni che vivono magari coppie o qualcuno che vive in situazioni di grave disagio. Niente, abbiamo per questo bando, questa apertura abbiamo speso 40.000 euro, abbiamo investito più IVA, la società che ha vinto è l'Interforum di Cagliari. Se poi avete Interforum, giusto? Interforum di Cagliari. Le graduatorie non sappiamo quanti presenteranno domanda, perché non sappiamo il numero, perché come ha detto il sindaco prima, possono fare i requisiti per avere un alloggio popolare, sono principalmente il reddito, che non deve superare 14.000 euro, però poi va a aumentare per figli, altre situazioni a carico, oppure avere l'attività, essere residente a Cagliari oppure avere un'attività lavorativa a Cagliari. Quindi non sappiamo come, se qualche appunto chi abita fuori lavora a Cagliari, quindi non possiamo sapere, magari immaginare quante persone potranno venire, e poi ci sono anche per quanto riguarda i cambi, gli inquilini di area, quindi non sappiamo la situazione dei loro inquilini, ma come si sa dobbiamo provvedere noi sia alle nuove segnazioni che cambi. Grazie, io andrò poco sul tema dei bandi, perché sono stati spiegati molto bene, però quello che ci tengo a dire è che il tema della casa, in particolare quello degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, era un obiettivo, quello di migliorare le condizioni di questa amministrazione, e come diceva anche il sindaco poco fa, si è lavorato in diversi sensi, programmando interventi nuovi come quello di Piazza Granatieri, che sarà una vera e propria rigenerazione urbana. Programmando interventi di manutenzione importanti, stanziando diversi milioni ogni anno per intervenire sul patrimonio esistente che era in condizioni precarie, e poi allo stesso tempo cercando di mettere mano ai bandi che oggi presentiamo, perché dopo, dal 2009 al 2021, erano veramente troppi anni che non si dava una risposta ai cittadini che volevano delle nuove graduatorie. Il tema della casa e soprattutto della vivibilità di questi è un tema fondamentale, e l'abbiamo imparato soprattutto in questi ultimi anni, e in quest'ottica anche ragionare sugli standard abitativi e sulla grandezza delle case e sulla qualità di esse incide nella vita dei cittadini, e su quello vogliamo lavorare e lo stiamo facendo. L'altra cosa importante, e ci tengo a dirlo perché era un tema che era venuto fuori in commissione, è quello relativo all'importanza di questi bandi anche per la nuova realizzazione. L'assessore ci ha spiegato in diversi sopralluoghi che abbiamo fatto presso il cantiere di Via Fluente Epido che sarebbe stato importante, ed era stata anche una richiesta della Commissione, quello di farci trovare pronti. Speriamo prossimamente che si concluda il cantiere per la realizzazione di quei 36 alloggi che saranno una parte per disabili, una parte no, tutti energeticamente moderni, vivibili, di qualità, ed era importante arrivare alla data di consegna del cantiere con il bando e la graduatoria pronta, per evitare di lasciare l'immobile realizzato e non sapere bene come gestirlo. Quindi questo era un tema che avevamo sollevato diverse volte e credo che sia anche una risposta importante. La previsione è quella di arrivare sostanzialmente in coincidenza con i tempi, con l'ultimazione dei lavori di Via Frumentepido e l'approvazione del bando, quindi dovremmo evitare il problema di avere un immobile inutilizzato o viceversa di creare false aspettative. E poi volevo aggiungere, rispetto a quello che è stato detto, che da questo bando, quindi dal numero di richieste, potremmo avere anche un'idea della domanda, e quindi questo servirà anche per i successivi atti di pianificazione di programmazione. Quindi adesso vedremo, ci sono 8 settimane di tempo per presentare le domande, vedremo quante domande verranno presentate, a quel punto avremo anche il polso della situazione, e quindi sarà un indicatore anche per le successive attività di pianificazione e programmazione nel campo dell'edilizia.